L'avventura nei playoff nazionali inizia per l'Arezzo con la tradizionale passerella del presidente La Cava sotto la curva, stavolta più carico che mai. Avversario non facile, la viterbese del presidente Camilli, rosa di esperienza, quattro allenatori diversi in questa stagione, la vittoria della Coppa Italia. Eppure il sogno dell'Arezzo, trascinato ancora da uno straordinario pubblico, continua come un rullo, grazie soprattutto alla compattezza di squadra, una condizione fisica e mentale notevole, anche senza Buglio, infortunato. E poi c'è un Brunori straripante, capace di inventarsi due gol, uno per tempo, in mezzo a un po' di sofferenza, soprattutto nell'interminabile mischia con la traversa dell'ex Polidori, il salvataggio prodigioso di Pelagotti sulla linea. Nel finale c'è Benucci, subentrato nel primo tempo al posto dell'acciaccato Serrotti, a regalare addirittura il 3-0, un risultato che potrebbe rendere una formalità la gara di ritorno di mercoledì, ma dal canto non si fida. Questo è un risultato che mette al sicuro o c'è da soffrire anche al ritorno? No, c'è da soffrire anche al ritorno perché sono partite equilibrate. Alla fine la Viterbese ha fatto vedere ottime qualità pure oggi, ha avuto pure una palla gigantesca per pareggiare, quindi sono partite da prendere con le molle, sono partite che verranno decise di nuovo sull'episodio, sul dettaglio, dobbiamo farci trovare pronti a quello che succederà. Ecco, quello è stato forse il momento più difficile, no? Più o meno all'altezza di quella mischia incredibile con la traversa, il salvataggio, eccetera. Sì, ma non potevamo pensare di comandare la partita in lungo e in largo, perché troviamo una squadra che comunque ha vinto la Coppa Italia, vuol dire che ha qualità per metterci in difficoltà. Nel calcio c'è il momento dove tu devi battere il martello e lo batti, nel momento in cui c'è da fare scudo e facciamo scudo, perché ci sta pure di soffrire, ci sta pure di tentare di limitare l'avversario, che comunque è un buon avversario e ci ha messo in grave difficoltà. Due gol che si è quasi inventato Brunori, no? Riuscito a superare i diretti avversari, bravi nel gioco aereo, però chiaramente sulla rapidità possono soffrire, questa è una delle armi, e Brunori ci è riuscito a sfruttare le due occasioni. Sì, è stato bravo, anche perché il secondo tempo era un momento in cui ci hanno messo alle corde, il 2-0 ha risollevato un po' noi, ha dato una mezza bastonata a loro. Come ho detto prima, siccome può succedere pure al contrario, meglio che stiamo in campana. E con le sostituzioni, anche Basita, qualche problema? Sì, abbiamo sostituito i primi due per qualche problemino fisico, ora abbiamo 2 giorni e mezzo per tentare di recuperarli, contiamo di recuperarli, perché sennò abbiamo delle defezioni gravi, Buglio compreso, mi salterebbe completamente il centrocampo abituale, è anche vero che non dobbiamo rischiare niente, quindi vediamo con calma questi 2 giorni. Comunque buone indicazioni, all'altro aspetto positivo al di là del risultato, da chi è entrato alla panchina, Remedi, Benucci in particolare, anche Buttic è entrato bene. Sì, ma l'avevo detto alla vigilia che comunque i ragazzi si allenano sempre bene, quando sono stati chiamati in causa si sono sempre fatti trovare pronti, oggi è stata l'ennesima testimonianza, sono contento, ma anche perché abbiamo davanti un obiettivo grosso, per tanti pure l'obiettivo della carriera, quindi sarebbe stupido provare a non giocarselo al massimo delle nostre possibilità, indipendentemente da quelli che giocano. Ultima cosa, La Cava già prima dei playoff, il presidente ha detto: vedo la squadra più matura rispetto magari a qualche mese fa, e questo effettivamente sembra vero nella gestione di alcune fasi. Sì, 38 partite, come dissi qualche settimana fa, insegnano sempre qualcosa, poi è l'interpretazione dei giocatori in campo che fa la differenza. Noi da qualche bastonata che abbiamo preso abbiamo tratto qualche insegnamento, qualcosa, non siamo perfetti, quindi qualcosa lasciamo ancora per strada, però sono contento di come i ragazzi approcciano. Oggi in questo momento qua è più l'aspetto mentale che fa la differenza.